riprendo un termine che ha usato adesso la dottoressa De Valle, apprendistato. Negli interventi precedenti si sono usate tante definizioni, a queste credo sia interessante aggiungere quest'altra definizione, intanto perché interessa credo un pezzo di quest'Aula, se ho capito bene qui ci sono dei ragazzi che o hanno sottoscritto un contratto di lavoro di apprendistato o lo stanno sottoscrivendo. In ogni caso hanno avuto, diciamo, un'opportunità per entrare nel mondo del lavoro in una forma, come dire, estremamente interessante, perché si coniuga con questa attività lavorativa un obiettivo che viene richiamato da questa slide, che è un risultato, diciamo, accademico, didattico estremamente significativo. Apprendistato in Piemonte ha voluto dire non solo fare dei corsi, ma mettere, come dire, con questo obiettivo d'accordo tanti soggetti che, essendo un rapporto di lavoro, hanno avuto la necessità di esprimere un punto di vista, di definire l'obiettivo a cui si vuole arrivare e soprattutto di stabilire che tipo di regole dietro questo rapporto di lavoro bisognava instaurare, che è un po' il trucco di questa formula piemontese, che unisce questo aspetto più lavoristico, più tecnicamente legato al rapporto di lavoro, a un altro aspetto fondamentale: come raggiungere un obiettivo formativo di, in questo caso, di alto livello. E qui l'altro soggetto molto importante che ha, insieme alle parti sociali, che sono la componente lavoristica di questo lavoro, che ha introdotto gli elementi fondamentali per quello che viene definito un, come dire, un programma di successo, effettivamente così viene chiamato, sono gli atenei. Noi siamo stati molto fortunati, abbiamo avuto tre atenei, i tre atenei piemontesi, che hanno ritenuto di investire subito su questa operazione e hanno messo a disposizione le migliori risorse e strutture per presentarsi verso il sistema impresa nel modo più qualificato possibile. Questo è un po' l'elemento che ha consentito di unire due competenze fondamentali: quella di offrire un posto di lavoro da parte delle imprese con delle regole, diciamo, chiare, definite, e quello di offrire un percorso formativo interessante per l'impresa, ma soprattutto interessante per i ragazzi che ne sono coinvolti. Quindi, tra virgolette, voi che siete inseriti in questa esperienza siete, come dire, certamente un'eccellenza riscontrata dalle imprese che vi hanno assunto, ma inserite un'esperienza di alta qualità. Con l'apprendistato si riescono in Piemonte a raggiungere praticamente tutti i titoli accademici che i nostri atenei mettono a disposizione dei ragazzi, quindi dalla laurea triennale alla laurea specialistica, al master, dove voi siete stati coinvolti, di primo o di secondo livello, fino ad arrivare all'ultimo percorso specialistico che l'Accademia mette a disposizione, che è il dottorato di ricerca. Questa formula didattica trova particolarmente riscontro nel master, perché ha una modalità di organizzazione più flessibile, ma trova oggettivamente un significativo riscontro ad esempio nel dottorato di ricerca, che nel caso piemontese credo siano circa 40 i ragazzi assunti in apprendistato per diventare dottori di ricerca, 40 su 65 in Italia, ecco. Quindi, come dire, sottolineo questo numero perché sul complesso dei numeri che l'Italia ha messo a disposizione per questa formula è un numero importante. Veniva richiamato dal collega precedente il fatto che si è cercato di mettere insieme questa politica, che è una politica occupazionale unita a una politica formativa, insieme a altre politiche che la regione sta realizzando legate agli investimenti nella ricerca. Guardate, questo è un fatto non così comune, cercare di coordinare livelli di finanziamento su ricerca e su formazione. È forse la prima volta che viene realizzato. Questa amministrazione ha molto voluto che questo si facesse e sul piano tecnico, organizzativo e operativo si sta facendo, si sta testando proprio in questi giorni questa formula di integrazione tra un fondo per la ricerca e attività per la formazione. È significativo il fatto che
la parte di formazione che si è ritenuto di intrecciare con le attività di ricerca fosse quella dell'alto apprendistato, che è quella su che vi ho raccontato essere l'esperienza che si sta realizzando. Stiamo chiudendo un provvedimento piuttosto importante che verrà, credo, siglato il prossimo 12 febbraio tra i tre rettori piemontesi, l'ufficio scolastico regionale e tutte le parti sociali, che ha cercato di definire in un unico provvedimento di organizzazione del lavoro tutte le possibilità di conseguire un titolo di studio attraverso l'apprendistato, dal titolo più basso della qualifica professionale che si offre ai ragazzini di 15-18 anni, al titolo di perito, ragioniere o geometra, fino ad arrivare alla laurea, al master e al dottorato. Questo obiettivo si è perfezionato nelle scorse settimane e verrà formalizzato il prossimo febbraio. Vi auguro un buon inizio di corso, un buon inizio e inserimento nel mondo del lavoro, e auguri a tutti.